Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Mentre a Roma ormai si sta materializzando il governo tra 5 Stelle e Partito Democratico, sempre in attesa di eventuali e possibilissimi sorprese che possono arrivare, visto che ce n'è una praticamente al giorno e non ogni ora, il governatore Zaia cerca così di sintonizzarsi su quello che accadrà con il nuovo governo a Roma. Lei come la vede questa cosa che potrebbe crearsi, questa strategia? Ah, guardi, la vedo in maniera molto pragmatica. Sono occupato e impegnato su altri fronti. Dobbiamo concludere la Pedemontana, dobbiamo portare avanti l'acquedotto da 80 milioni di euro che porta acqua pulita alle zone dei FAS, dobbiamo occuparci dell'occupazione, abbiamo la partita di far ripartire la TAP dopo 14 mesi di attesa, le grandi navi e molto altro ancora. Insomma, potrei andare avanti all'infinito. Per cui ho ben altro da cui pensare che farti distrarmi con le elezioni regionali. Senta, ormai anche Zingaretti, insomma, appena parlato con Mattarella, sì, al Conte bis si va verso quella soluzione. È quello che non si doveva delineare, secondo lei? Ma guardi, mi sembra chiaro che se questo accadrà, l'Italia sarà governata da chi ha perso le elezioni. Penso che sia l'unico paese al mondo dove chi perde le elezioni addirittura ha l'opportunità di governare un paese. È qualcosa che grida vendetta, ma guardi, poi come diceva Manzoni nel 5 maggio, poi i posteri al posteri l'ardua la sentenza. Immagino che poi ci diranno in questa nuova alleanza PD 5 Stelle, ci diranno cosa vorranno fare della TAV, cosa vorranno fare delle grandi navi, cosa vorranno fare delle grandi opere. L'autonomia, altra partita importante, ricordo che il PD ha fatto di tutto per non farci fare il referendum, ci ha mandato in tribunale, in corte costituzionale, ci siamo rimasti 13 mesi e poi abbiamo vinto noi e ci hanno vietato l'uso della tessera elettorale durante il referendum. Sempre il PD ha promosso ricorsi al TAR contro il nostro referendum e sempre il PD, insomma, non è mai arrivato a una conclusione. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle, il festival dell'incoerenza. Il festival dell'incoerenza, dice il governatore Zaia. Noi invece passiamo alla cronaca, perché una vicenda triste, la mancanza del ritrovamento del corpo di un omicidio, come ben sapete, molto noto, quello di Isabella Noventa. Adesso ci sono nuovi squarci di indagine con risvolti anche molto dolorosi, immaginiamo, per le famiglie. Due reperti ossei rinvenuti nella spiaggia di Albarella fanno riaprire le speranze che possa trattarsi dei resti di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, scomparsa nel gennaio del 2016 e della cui morte sono accusati i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e la tabaccaia Manuela Cacco. Il trio diabolico attualmente in carcere dopo la condanna in appello dell'ottobre 2018. La procura di Padova in queste ore si è messa in contatto con quella di Rovigo per chiedere di verificare se ci possa essere corrispondenza con il DNA di Isabella. Intanto un medico legale di Ferrara sarà a breve incaricato dal PM Sabrina Duodi a accertare se si tratta di ossa umane o animali. Se sarà necessario verrà poi fatta anche l'estrazione del DNA. Al telefono il fratello di Isabella, Paolo Noventa, pur nella tragedia spera si tratti della sorella, perché solo così potrà mettere la parola fine a questa terribile vicenda. Io la notizia l'ho presa da voi, mi auguro che sia mia sorella, che riusciamo a dare un fine a questa storia e a mettere un po' più tranquilla, se possiamo dire tranquilla, mia madre. Mamma Ofelia, dopo la condanna dei fratelli Sorgato e di Manuela Cacco, ha sempre chiesto che venga rivelato dove sia stato nascosto il corpo dopo il delitto, per poter dare una degna sepoltura alla figlia e per poter avere un luogo dove pregare. Sabato scorso ad Albarella è emerso un frammento che sembrerebbe un femore, il 20 agosto, una mandibola. Guarda, la mandibola sarei certo, la riconoscerei sicuramente. So benissimo i lavori protesici applicati nell'arcata dentaria di mia sorella. Freddy Sorgato, all'epoca dell'arresto, avvenuto il 16 febbraio del 2016, aveva confessato la morte di Isabella parlando di un gioco erotico e poi aveva detto di aver messo il corpo in una sacca dell'immondizia e di averlo riempito di sassi per impedire che riaffiorasse prima di gettarlo nelle acque del Brenta, poco lontano dalla sua abitazione di Noventa Padovana, dove si era consumato il delitto. Seguendo il percorso del fiume, è plausibile che il corpo sia stato portato in mare e che poi i resti delle ossa siano ritornati a riva spinti dal moto delle onde. È proprio la fossa del Brenta, per cui ci può stare che sia lei, può essere.
sperando anche di trovare anche qualche parte del resto che ci possa dare anche qualche altra parte del corpo che ci possa dare altre spiegazioni. Molto triste, insomma, dover fare questi commenti per un fratello, come possiamo tutti immaginare. E, torniamo a parlare di grandi opere in un certo senso, perché coinvolge anche questo, l'organizzazione di un'Olimpiade, e i tempi a questo proposito stringono. Sarà una fondazione a gestire l'organizzazione e la gestione delle Olimpiadi Cortina Milano 2026, il via libera di regioni, comuni e CONI nel vertice di ieri a Milano, ma la deadline è serrata. Entro 5 mesi da fine giugno abbiamo necessità assoluta di dare vita alla società e di passare ovviamente in mano alla società al nuovo manager. I tempi stringono perché resta da sciogliere il nodo della legge olimpica che deve essere varata entro l'autunno e c'è preoccupazione nelle parole di Lauren Bertone, la numero uno di Confindustria Belluno Dolomiti, incaricata di coordinare il tavolo nazionale sport e grandi eventi. Le priorità per noi sono capire cosa sta succedendo in questo caos politico di questi ultimi giorni, che deve assolutamente rimanere fuori dall'ingranaggio e dai meccanismi decisionali della fondazione. Siamo ovviamente preoccupati. Anche per il via libera alla fondazione serve l'avallo del governo che ancora non c'è. Nell'attesa è stata fissata per il prossimo 18 settembre una riunione a Milano per la valutazione dei candidati a manager secondo le tempistiche concordate con il CO e se dovesse servire si replicherà a Verona il 3 ottobre. È fondamentale che non si perda tempo sulle Olimpiadi perché ogni minuto è per noi prezioso e mi auguro e auspico che i parlamentari veneti e del nord siano tutti schierati a prescindere dal colore politico. L'importante, chiosa Bertone, è che sulle Olimpiadi non ci siano giochi politici o elettorali. Bisogna essere istituzionali, pragmatici e operativi. Speriamo che questi giochi rimangano fuori dalle Olimpiadi perché è nell'interesse del Paese andare avanti e dimostrare che siamo comunque uniti e compatti. La giustizia ha parlato dopo un fatto che aveva indignato, lo stupro di una ragazzina a Jesolo. È arrivata la sentenza per Mohamed Gueye, il 26enne senegalese che un anno fa ha stuprato una 15enne triestina sul litorale di Jesolo ed è stato arrestato qualche giorno dopo, nella notte tra il 24 e il 25 agosto in un ostello di Mestre. Per lui una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere, più 5.000 euro di provvisionale alla famiglia della vittima e il via libera al comune di Jesolo per una causa civile in cui potrà chiedere un risarcimento per danno d'immagine subito. Gueye ha sempre respinto le accuse. Di cose sbagliate ne ho fatte nella vita, aveva detto, ma questa no, ho la vita rovinata. Lui infatti ha sempre ammesso il rapporto, ma mai lo stupro. A chiusura della requisitoria, l'accusa aveva chiesto la condanna del 26enne a 6 anni e 6 mesi. Per il PM la 15enne era credibile nella sua ricostruzione. La conoscenza al di fuori della discoteca con Gueye, la sua richiesta di seguirlo in una zona appartata del litorale e lì violentarla per diversi minuti con rapporti sessuali completi. A testimoniarlo per il PM ci sarebbero stati lo sconvolgimento emotivo della ragazzina e la presenza della sabbia sul corpo, oltre a un referto medico che parlava di un graffio al braccio e un rapporto sessuale completo. E a proposito di Jesolo, un uomo di 48 anni, Cesare Martellazzo, è morto oggi pomeriggio in seguito a un incidente stradale a Jesolo Lido. È un uomo molto noto in città, gestore di un chiosco, organizzatore del famoso Mortazza Party. I carabinieri di Cavallino Tre Porti stanno indagando per verificare la dinamica di questo incidente. Ci fermiamo per una pausa.